Una giornata senza riders, una giornata senza consegna a domicilio per il primo No Delivery Day, la mobilitazione nazionale dei ciclofattorini che ha raccolto altissime adesioni anche in Toscana. Nelle immagini vedete la manifestazione che si è svolta a Firenze in una delle piazze più centrali, dopo una pedalata per le vie della città. Moltissimi anche i clienti abituali che per un giorno si sono astenuti dal fare ordini. Chiediamo che le società rispettino la legge, come ha detto la Procura, e ci garantiscono la dignità e i diritti che aspettano ad ogni lavoratore, a prescindere da quale sia la tipologia di organizzazione del lavoro. Non è che se lavoriamo su piattaforma allora dobbiamo essere lavoratori di serie B. Alla manifestazione ha partecipato anche l'assessora regionale alla formazione professionale Alessandra Nardini, che ha ribadito l'impegno della Regione Toscana per contribuire, attraverso l'apertura di un tavolo di confronto, al riconoscimento ai ciclofattorini dello status di lavoratori subordinati. Questo è l'obiettivo che da sempre come Regione Toscana ci poniamo. Sappiamo bene che questa è una battaglia a livello nazionale, ma come Regione vogliamo e possiamo fare la nostra parte, sia in Toscana sia facendo sentire forte la nostra voce al governo, anche grazie al ruolo di coordinamento che abbiamo all'interno della nona commissione delle conferenze della Regione, che si occupa appunto, tra le altre materie, anche di lavoro. Noi vogliamo combattere anche le nuove forme di caporalato e di sfruttamento. Credo che da questo punto di vista una sponda e un segnale importante si è arrivato anche dalla firma del protocollo quadro sperimentale, che è avvenuta proprio pochi giorni fa alla presenza del nuovo ministro del lavoro Andrea Orlando.